Questo è un esercizio del libro di Claudio Romeni in cui c'è un condizionatore d'aria. Un'automobile viaggia in una calda giornata estiva, temperatura esterna dell'ambiente 35 gradi centigradi, temperatura interna dell'abitacolo 20 gradi centigradi. Quindi per mantenere la temperatura costante a 20 gradi centigradi bisogna tenere acceso il climatizzatore dell'auto. Infatti 3 kW vengono assorbiti dall'abitacolo, dall'ambiente esterno, in quanto è più caldo fuori che dentro, principalmente per irraggiamento. Quindi, se non ci fosse il climatizzatore acceso, l'abitacolo si riscalderebbe. L'auto ha un motore a benzina con rendimento 35% e un condizionatore con COP, coefficiente di prestazione 2,0. Il potere calorifico della benzina è 46 megajoule ogni chilo e la sua densità è 0,72 kg litro. Quanta benzina si consuma ogni ora per mantenere la temperatura nell'abitacolo, quindi la temperatura costante a 20 gradi. Vediamo quindi lo svolgimento. Ci sono due macchine termiche in questo esercizio, infatti c'è il motore della macchina e anche il condizionatore. Cominciamo dal condizionatore che ha la funzione di estrarre calore dall'abitacolo e di trasferirlo all'esterno. Precisamente il condizionatore deve estrarre quei 3 kJ ogni secondo dall'interno dell'abitacolo e trasferirli fuori. Sono quei 3 kJ che ogni secondo entrano nell'abitacolo e tendono a riscaldarlo, quindi il condizionatore della macchina, il climatizzatore, deve tirare fuori questi 3 kJ ogni secondo. Però per funzionare il condizionatore va alimentato dall'esterno e chi lo alimenta? Il motore della macchina. Quindi una parte della benzina che viene bruciata viene utilizzata anche per alimentare il condizionatore. Quindi la benzina viene bruciata per due motivi. Il primo motivo serve proprio a far girare il motore della macchina per farla camminare, per farla correre. Però una parte, magari piccola, di questa benzina viene anche usata per alimentare il condizionatore. Vedremo che la quantità di energia che serve per alimentare il condizionatore è di 1500 joule, 1,50 kJ ogni secondo. Questo lo possiamo dedurre dal valore del COP, che vale 2. Per definizione, il coefficiente di prestazione è la quantità di calore che viene estratta dall'ambiente freddo, quindi dall'interno dell'abitacolo, rispetto a quant'è l'energia meccanica che serve per alimentare il condizionatore. Quindi, noi dobbiamo estrarre 3 kJ ogni secondo, Q1, 3 kJ, e sapendo che il COP vale 2, con la formula inversa ricaviamo 1,50 kJ per l'energia meccanica, l'energia che alimenta il condizionatore. Di conseguenza, il condizionatore rilascerà nell'ambiente esterno 4,50 kJ di calore ogni secondo, che è la somma dei 3 che preleva dall'abitacolo più 1,50 che riceve dal motore. E con questo abbiamo terminato il ragionamento sul condizionatore. Ora il ragionamento si sposta sul motore, perché questo motore deve fornire 1,50 kJ di energia meccanica ogni secondo. Il motore funziona schematicamente in questo modo: brucia una certa quantità, una certa massa di benzina, bruciandola, produce una certa quantità di calore che ho chiamato Q-in. Una parte di questo calore ottenuto bruciando la benzina viene poi scaricato all'esterno attraverso l'impianto di raffreddamento e l'ho chiamato Q-out. La differenza tra il calore assorbito dal bruciamento della benzina e il calore ceduto e scaricato all'esterno è l'energia meccanica, cioè sono questi 1,50 kJ al secondo che vanno ad alimentare poi il condizionatore. Ma questa energia meccanica è soltanto una frazione 0,35, quindi una frazione 35% del calore prodotto dal bruciamento della benzina. Questo perché il rendimento del motore è il 35%. Quindi, se io voglio ottenere 1,50 kJ ogni secondo di energia meccanica, devo produrre una quantità di calore dal bruciamento della benzina che è superiore a 1,50 kJ, deve essere precisamente i 135esimi di 1,50 kJ. È la formula inversa in cui io ricavo la quantità di calore che deve produrre la benzina
sapendo che l'energia meccanica che mi serve è il 35% di questo calore. Quindi faccio la formula inversa e trovo che il calore da produrre bruciando la benzina deve essere i 135esimi di un kilojoule e mezzo. Quindi deve ammontare a circa 4,3 kJ. Questo è il calore che bisogna produrre bruciando la benzina. Ora la domanda diventa: quanta massa, quanti chilogrammi di benzina bisogna bruciare per ottenere questi 4,29 circa kJ? Lo si fa conoscendo il potere calorifico della benzina, che è di 46 megajoule al chilo. Questo vuol dire che bruciando un chilo di benzina otteniamo 46 milioni di joule. Quindi è il rapporto tra quanto calore otteniamo rispetto alla massa che bruciamo. La nostra incognita è quanta massa dobbiamo bruciare per ottenere questi 4,29 kJ. Quindi con la formula inversa, M risulta il rapporto tra il calore da ottenere, 4,286 kJ, diviso il potere calorifico, che è 46.000 kJ, quindi 46 megajoule, 46.000 kJ ogni chilo di benzina bruciata. Kilojoule si semplifica, chilogrammo torna su. Il risultato di questo calcolo è 00932 per 10 alla meno 3 kg. Volendo si potrebbe esprimere in grammi, in quanto 10 alla terza va via con il chilo, e otteniamo quindi 00932 grammi, sono 9, poco più di 9 centigrammi di benzina. E questa è la massa di benzina che noi dobbiamo bruciare per alimentare il condizionatore ogni secondo. Quindi poco più di 9 centigrammi di benzina da bruciare ogni secondo, oltre a quella che è necessaria per far camminare la macchina, servono per alimentare il condizionatore. L'ultimo passaggio è quello che ci fa passare dalla massa di benzina da bruciare ogni secondo al volume di benzina da bruciare. Questo è facile, perché basta ricordare che la densità è la massa fratto il volume. Io so quanta massa devo bruciare ogni secondo, quindi con la formula inversa calcolo il volume da bruciare ogni secondo, dividendo la massa, questo 9,32 per 10 alla meno 5 kg, diviso la densità della benzina, 0,72 kg al litro. Quindi ogni secondo dobbiamo bruciare 1,29 per 10 alla meno 4 litri di benzina. L'ultimissimo passaggio è trasformare questo volume di benzina da bruciare ogni secondo in volume da bruciare in un'ora, perché la domanda era quanta benzina va bruciata in un'ora. E quindi moltiplichiamo il volume di benzina da bruciare al secondo per 3600, che sono i secondi che stanno in un'ora, ottenendo in questo modo circa 0,47 litri. Quindi in conclusione dobbiamo consumare quasi mezzo litro di benzina ogni ora per alimentare il condizionatore, in modo tale che il condizionatore butti fuori quei 3 kJ al secondo che entrano per irraggiamento dall'esterno, e in questo modo mantenga costante la temperatura dell'abitacolo a 20 gradi centigradi.